Sempre più vicini a Civil Week 2024, che andrà in scena a Milano dal 9 al 12 maggio. Con questo titolo che stiamo esplorando di puntata in puntata in questa serie di appuntamenti che abbiamo intitolato Road to Civil Week, il titolo è La Costituzione siamo noi, declinato su vari temi. Il tema di questa puntata è lo sport e il rapporto tra lo sport e la Costituzione, e ne parliamo con il nostro ospite. Giacomo Crippa, consigliere provinciale CSI Milano. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Sono molto contento di essere qui con voi oggi a rappresentare il CSI Milano. Anche noi la ringraziamo ed entriamo subito nel vivo. Quali sono dunque per lei e per il CSI di Milano le pratiche e i valori costituzionali, anzi dell'agire costituzionale, che per voi sono importanti e che insomma voi cercate di mettere in pratica tutti i giorni? Sì, io credo che recentemente, insomma l'anno scorso, c'è stata un'introduzione nella nostra Costituzione che è stato un lungo viaggio, insomma, che è andare a implementare l'articolo 33, introducendo un nuovo comma che recita: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le sue forme. Ecco, potrei riassumere in questo trafiletto che viene riportato nella nostra Costituzione un viaggio dal 44 ad oggi, il viaggio del CSI, in cui l'attività sportiva è vista come un'attività prevalentemente educativa, un'attività di formazione, un'attività di palestra di vita, un'attività in cui attraverso il gioco, attraverso le regole, attraverso determinati comportamenti si vanno a formare non solo dei buoni giocatori, dei buoni atleti, ma anche e soprattutto dei bravi cittadini. Ecco, a noi ci piace pensare che lo sport aiuti a formare dei bravi cittadini che poi possano impegnarsi nella cosa pubblica, magari proprio partendo dall'esperienza che hanno avuto, da un'esperienza di gioco, da un'esperienza di gruppo, da un'esperienza altamente educativa, com'è la proposta sportiva che noi, ma tanti altri operatori del settore sportivo, offrono ai tanti ragazzi e ragazze che vogliono fare sport. Dal suo osservatorio privilegiato e soprattutto rispetto al legame che avete con il territorio, qual è stata, se c'è stata, l'evoluzione negli ultimi anni del ruolo del terzo settore come attivatore di cittadinanza attiva, ovviamente sempre legato al tema dello sport? Diciamo che il terzo settore è in grande evoluzione. C'è stata una riforma che è ancora in corso, che è andato a disciplinare in maniera nuova un settore molto ampio che prevede tantissime realtà dove si trovano le persone. Ecco, la forza del terzo settore è saper coinvolgere tante persone in tanti aspetti diversi. Oggi noi stiamo parlando di sport, ma potremmo parlare di cultura, potremmo parlare di arte, potremmo parlare di tante iniziative diverse che coinvolgono tante persone e offrono un'esperienza positiva che poi va, come dire, a beneficio del territorio. Dove ci sono associazioni del terzo settore presenti sul territorio, questo è un territorio ricco, è un territorio vivo, è un territorio propositivo, è un territorio che ha prospettive. Noi abbiamo un grande patrimonio come CSI, un patrimonio di società sportive. A Milano abbiamo più di 600 società sportive che ogni giorno si impegnano nella propria realtà, nel proprio quartiere, nel proprio oratorio, per cercare di fare una proposta per i ragazzi, ma che non è solo sportiva, ma una proposta di vita, magari andando ad costruire alleanze educative con le tante realtà che abitano il territorio, perché se tu, oltre a offrire, come dire, ai tuoi ragazzi del calcio magari la possibilità di giocare, però gli offri anche un'esperienza di caritativa, magari
in alleanza con la Caritas, per citarne uno, magari andare a fare un servizio. Ecco, questo è un qualcosa che porta valore al territorio e porta soprattutto valore alla persona che vive questa esperienza. Io credo che nel terzo settore ci sia un patrimonio importantissimo per Milano e per il paese, perché è proprio attraverso le tante realtà del terzo settore che crescono i cittadini di oggi e di domani. Grazie mille, buon lavoro e buona Civil Week. I primi protagonisti della Civil Week, lo sappiamo, sono le realtà del terzo settore, e qui con noi oggi abbiamo due realtà che si attivano ogni giorno per portare cittadinanza attiva e bene comune attraverso lo sport. Quindi grazie di essere qui. Abbiamo Massimo Cangale, presidente Polisportiva Trezzano, e abbiamo i coordinatori di IASTS Milano, Greta Tombari e Matteo Medugno. Io direi di fare i cavalieri e di partire in questa intervista doppia proprio con Greta. Senti un po', come voi attraverso lo sport, attraverso quello che fate, rendete tutti i giorni onore a quello che è lo sport come valore e pratica di cittadinanza attiva e che viene anche sancito appunto dalla Costituzione? Buongiorno a tutti innanzitutto, e noi come associazione abbiamo come valore prioritario quella dell'inclusione di ragazzi, sia minori che adulti con disabilità, e per noi lo sport, anche se non abbiamo delle squadre, insomma, delle attività quotidiane, è un forte mezzo di gioco, ma non solo, di relazione, ed è un modo per creare lo spirito di collaborazione non solo tra ragazzi con disabilità, ma anche con persone che spesso ci vengono incontro, vogliono dedicare del tempo ai nostri ragazzi, che spesso sono anche aziende che vogliono fare team building con noi, e spesso lo sport è un buon mezzo per far incontrare la nostra e le realtà esterne. Come progetto che coinvolge lo sport, uno dei mezzi dello sport, che è la bicicletta, abbiamo Biciclettiamo, di cui si occupa appunto Matteo, che coinvolge una ciclofficina del nostro territorio, in quello del San Donato Milanese. Ci sono i nostri ragazzi appunto con disabilità, i nostri educatori, che insieme fanno manutenzione alle biciclette di persone che hanno bisogno di qualche riparazione, magari piccola ai freni piuttosto che alle ruote. I nostri ragazzi appunto dimostrano, mettono in mostra le proprie capacità, che spesso e volentieri non vengono proprio viste nell'immediato, ma con questo progetto, almeno Matteo, correggimi se sbaglio, vengono proprio dimostrate alla cittadinanza, che spesso viene anche coinvolta, no? Sì, è bello il fatto che persone che sono normalmente in qualche modo aiutate poi aiutino. Quindi abbiamo questa realtà in cui entra la signora, dice: ma ho bisogno di una mano, ho bucato, e i ragazzi poi hanno grande gratificazione nel fatto di essere poi ringraziati, salutati, conoscere persone nuove, essere loro gli esperti in qualcosa. Oltretutto poi cerchiamo di incentivare la mobilità dolce e l'utilizzo della bicicletta, quindi tante biciclette che finirebbero magari in discarica le rimettiamo in circolo. Tra l'altro, parlando di biciclette, la Civil Week si concluderà anche quest'anno come ogni anno con la bici civica, quindi ricordiamolo. E passiamo appunto alla Polisportiva Trezzano, un po' con la stessa domanda: come rendete generativa per la società la vostra attività attraverso lo sport? Buongiorno a tutti. Noi come associazione sportiva dilettantistica siamo una polisportiva e seguiamo molti sport, in particolare tennis tavolo, pallavolo, cicloturismo, nuoto, canoa e ginnastica. Quindi diciamo che la nostra attività si svolge principalmente sul territorio ed è quella di aiutare i giovani, i ragazzi, i bambini, le bambine a iniziare a fare attività sportiva, fino agli adulti anche con ginnastica dolce, pilates sul nostro territorio. Ma abbracciamo lo sport un po' in tanti campi, come abbiamo detto, dalla canoa alla pallavolo, dal tennis tavolo al cicloturismo. E abbiamo tanti atleti giovani che iniziano con noi lo sport, e in questa settimana ad esempio abbiamo avuto due atleti giovanissimi che hanno vinto i campionati italiani di tennis tavolo. Fantastico, chi sono? Ricordiamo. Uno è Giorgio Borghese, che ha vinto il campionato
primo posto in campionati italiani di doppio misto e doppio maschile, e secondo come singolo, under 11, quindi veramente un successone. Però diciamo è bello far fare sport a tutti i ragazzi, e facciamo anche attività, ad esempio come un paio di settimane fa una giornata dedicata all'autismo insieme a tantissime altre associazioni, quindi è stato bello anche fare rete per coinvolgere anche le persone su temi particolari come quelli dell'autismo. Tutta questa bellezza che tutti i giorni mettete in campo, come la mostrerete alla Civil Week? Allora, la follia è stata l'anno scorso, sì. L'idea un po' folle, particolare, un po' la scommessa, ci siamo inventati queste targhette che si attaccano alla bicicletta, che hanno scritto Civil Week, un QR code che rimanda alla pagina principale. E siccome poi Greta poi gestisce di più invece il laboratorio artistico, l'idea è stata quella di chiedere alle persone, ai nostri ragazzi, ma anche ai cittadini, di venire, colorarla, farla. Poi c'è un pittore che viene da noi, ci dà una mano. Sì, esatto, ci siamo un po' guardati in faccia io e lui, abbiamo detto perché non uniamo, visto che l'evento finale, appunto, come si ricordava, la biciclettata, la bici civica, uniamo questi nostri due laboratori, ovvero quello della manutenzione delle biciclette, creando una targa apposta per la bici che avevamo idea di coinvolgere un po' tutti quelli che parteciperanno all'evento finale, quindi un simbolo di riconoscimento, no? Che ci univa un po' tutti, visto che è anche un po' la tematica della Civil Week in generale, e la capacità dei nostri ragazzi, oltre nella manutenzione delle bici, nel campo artistico. Loro quest'anno abbiamo preso come tema i diritti, visto appunto la tematica grande della Costituzione, e i nostri ragazzi sia in maniera più concreta che un po' più astratta, in maniera artistica, hanno disegnato, colorato queste targhe, e nella Civil Week coinvolgeremo, apriremo le nostre porte dei laboratori e della ciclofficina alla cittadinanza, per fare in modo che la nostra realtà incontri anche la cittadinanza attiva, per coinvolgere un po' tutti in questa inclusione che noi crediamo fortemente. Gran bella idea. La vostra invece proposta per questa Civil Week? Noi è molto, molto diversificata, perché avendo tanti settori, tanti decidono di partecipare, quindi alla fine organizzeremo 6 eventi nell'arco delle giornate della Civil Week. Uno dedicato al ping pong per tutti, quindi in collaborazione anche con altre associazioni del territorio, associazioni che si occupano di ragazzi con disabilità, l'AVIS, eventi che servono a proporre lo sport a tutti, avvicinare tante persone a questo sport. Benessere in squadra con la pallavolo per i bambini più piccoli, per avvicinarli a questo sport, organizzato per bambini dai 6 ai 9 anni. Con la canoa organizzeremo un evento che è canoa territorio ambiente, quindi abbiamo la fortuna di avere sul comune un lago artificiale, però non sembra una vecchia cava, è molto bello da vedere ed è bellissimo fare gite in canoa sul lago. Ma organizzeremo anche una biciclettata per il territorio, portando le persone a visitare le zone del nostro territorio, in collaborazione anche con altre associazioni. Faremo altri eventi come Caccia al Tesoro Collaborativa, Arte e Musica, tutto per creare rete con le varie associazioni del territorio, perché poi come associazioni ci dobbiamo aiutare, perché le difficoltà sono veramente tante. Quindi è un palinsesto ricco. Sì, speriamo di riuscire a seguire tutto in maniera corretta, perché questo è l'obiettivo. L'obiettivo è anche avvicinare nuovi volontari, far conoscere gli sport, perché è una cosa importante, come recita la Costituzione, e lo sport è importante per il benessere e per l'educazione delle persone. Ma la cosa che serve a tutti è volontari che ci aiutino a svolgere le attività. Quindi è vero, sta dicendo, le difficoltà sono tante. Mi ha anticipato la prossima domanda proprio sul valore che lo sport in questo caso ha sancito costituzionalmente e che voi vedete in tutti i giorni realizzarsi. Quindi è un po' questo quello che vi volevo chiedere, quindi passiamo la palla ai colleghi di cittadinanza attiva, proprio per allargare lo sguardo, come ci ha suggerito Massimo, proprio per capire qual è davvero il valore generativo concreto però che secondo voi ha lo sport, ma non perché così avete fatto un pensiero astratto, ma perché lo vedete attuarsi tutti i giorni. Tutto tuo. Non affollatevi, per carità. No.
No, allora, lo sport noi l'abbiamo visto in alcuni progetti, per esempio abbiamo avuto in passato un'esperienza anche noi con una polisportiva, per cui inserito dei ragazzi in una squadra di pallamano è una cosa fortissima, cioè, lo sport è un legame fortissimo, è un punto di incontro, c'è poi anche il terzo tempo, c'è anche il momento in cui i ragazzi si incontrano. In che senso il terzo tempo? Cosa significa? Nel senso che poi... in questo tipo di sport, io l'ho visto con la pallamano, fanno la partita ma poi vanno anche dopo assieme a mangiare la pizza, ma magari anche con gli avversari, quindi è una visione di sport. Quindi l'aspetto relazionale, molto, comunitario. Molto forte, ma anche di scherzo, di presa in giro, buon'aria, di stare assieme, di confrontarsi con i propri limiti, di mettersi anche un po' in gioco su questo. Cioè, a nostro avviso è un po' quello che abbiamo cercato di fare anche proprio un po' con le targhe, è la concretezza, proprio l'idea che io parlo di costituzione con un bambino di 5-6 anni è una cosa abbastanza complessa, però se io gli do la possibilità di disegnare su una targa quella che lui vede come il suo diritto, alcuni hanno fatto una catena, ho visto la catena spezzata. Sì, una catena spezzata, molti hanno bambini? Anche... questo? Oh. Molti anche degli schizzi semplicemente di pittura, quindi magari la loro idea di uno schizzo libero, no? Quindi di libertà, di gioco, certo. Piuttosto che... E noi abbiamo anche tanti ragazzi che magari all'interno della nostra associazione giocano a baskin e noi spesso... Quindi che... sport integrato a tutti, sì, gli effetti. Sì, esattamente, e con gli atleti partner noi vediamo spesso ci coinvolgono, quindi ci chiedono di andare alle loro partite, piuttosto che vediamo proprio la relazione, la relazione paritaria che c'è tra i nostri ragazzi e gli atleti partner, quindi lo sport per noi è unificazione a tutti gli effetti. Io vi farei un'ultima domanda, accogliendo l'appello di Massimo al bisogno di volontari. Rispetto alla vostra esperienza e allo sguardo sul territorio che avete, secondo voi c'è un valore aggiunto, una differenza che contraddistingue il terzo settore rispetto al profit e al pubblico? Direi di sì. Allora, chiaramente l'aspetto economico, su una società profit i costi sono più alti per chi vuole avvicinarsi a fare sport e non tutte le famiglie sono disponibili o hanno la possibilità di avere quelle spese. Quindi le associazioni come la nostra hanno un grossissimo vantaggio nel contenere i costi, ma questo grazie a diversi fattori, in primis il volontariato, perché... ormai per gestire una società sportiva servono tantissime cose. Uno, le strutture, le palestre, i campi, gli spazi dove fare ginnastica, le piscine, eccetera, eccetera, eccetera. In questo fortunatamente vengono in aiuto le istituzioni, i comuni in particolare, che danno le palestre delle scuole a prezzi agevolati rispetto a strutture private. Ma poi servono gli istruttori che devono essere pagati, ma servono i dirigenti che accompagnano gli atleti, le squadre in trasferta, i dirigenti che si occupano della gestione, l'acquisto dei materiali, seguire le squadre, la gestione dei social, tutta la parte ormai amministrativa, burocratica, che diventa sempre più impegnativa per tutte le associazioni. E non sarebbe possibile per penso la maggior parte delle associazioni fare questo tipo di attività se non ci fossero dei volontari che impiegano del loro tempo, quindi rinunciano magari a delle serate, ai weekend, per aiutare i ragazzi e le associazioni ad andare avanti, perché teniamo presente che la stragrande maggioranza dei dirigenti, che quindi sono anche volontari, lavora durante il giorno, quindi dedica del tempo quando torna a casa dopo cena dalle 9 alle 11 per fare riunioni, ordinare del materiale, preparare i posti, organizzare eventi, e dedica il weekend magari a organizzare le partite, a seguire le squadre, a gestire gli eventi. Quindi tutto questo è, secondo me, una grandissima forza del terzo settore. E dà molto alla cittadinanza, ai ragazzi che fanno sport, ma secondo me restituisce molto anche le persone che si impegnano in questo, perché alla fine si ottiene sempre qualcosa nell'aiutare gli altri. Per esempio, che cosa? Ma secondo me... Anche intanto, una domanda personale questa. Sì, sì. Beh, io ho iniziato perché mia figlia giocava a pallavolo, quindi l'accompagnavo alle partite, l'accompagnavo in tutte le trasferte,
e ho iniziato a conoscere altri genitori che aiutavano la squadra e ho iniziato ad impegnarmi pian piano, ormai diversi anni che lo faccio, anche se mia figlia poi ha smesso, però ho continuato ad impegnarmi in questo. E quindi da anche un modo di cambiare prospettiva, di vedere le cose in un mondo diverso, non sempre lavoro, scadenze, business, ottenere dei risultati che devono essere sempre migliori, positivi. Qui nello sport anche perdere può essere un risultato, perché insegna cosa è stato fatto e insegna a guardare l'avvenimento, la gara, per trovare dei punti dove migliorare. Quindi ha un forte valore educativo per le persone. Aiuta anche a socializzare, va bene gli adulti, ma pensiamo anche ai ragazzi, in questo periodo storico dove è fortissimo l'isolamento dei ragazzi, pensiamo a fenomeni come i Kikomori, dove i ragazzi si isolano dal resto del mondo, quindi poter fare sport, stare insieme ad altri ragazzi in una squadra, socializzare con altre persone, anche con degli estranei nelle trasferte, fare gruppo, come diceva esattamente prima, anche fuori dalla partita, nel terzo tempo, andando fuori fine partita a mangiare una pizza insieme, secondo me è molto importante per tutti. Concludiamo con Ayas, con la stessa domanda. Secondo voi qual è, se c'è, il valore generativo del terzo settore rispetto a profitto al pubblico? Ma secondo me questa parte relazionale di sviluppo di rete fa proprio un po' parte del nostro DNA. Quindi è bene anche che il profit prenda da noi, nel senso che tante volte ci chiedono, adesso l'esperienza di team building, oppure a volte i comuni o le scuole che ci chiedono una consulenza, perché noi abbiamo poi, Ayas esiste da 70 anni, quindi è una realtà che è molto strutturata, quindi prima di noi c'erano altri coordinatori che facevano questo lavoro, andiamo, e quindi abbiamo anche un po' una visione, no? Adesso per esempio questa cosa qui delle targhe, ci sono tanti modi di insegnare le cose, tutti abbiamo avuto un insegnante che entrava in classe e dice: bene, voi adesso aprite il libro, capitolo 3, leggi Mario, e tutti a dormire. Grande classico. E poi c'era l'insegnante che arrivava e diceva: questo è l'esperimento di scienze, lo fate voi, poi ne parliamo assieme. Cerchiamo di trasmettere questo tipo di conoscenza, no? Per cui tu fai la targa, poi ne parliamo, guardiamo quella dell'altro, poi l'idea è che loro fanno due targhe e una la tengono e una la regalano, quindi proprio provare. Quindi noi speriamo di avere delle competenze che vogliamo mettere a disposizione anche del profit, dei comuni. Grazie mille, davvero, buon lavoro e buona Grazie. Civil Week. Civil Week è promossa dal Comune di Milano, Corriere Buone Notizie e Forum Terzo Settore, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Milano e Città Metropolitana, con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Regione Lombardia, con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano. Grazie per aver seguito anche questa puntata di Road to Civil Week, e siamo sempre più vicini al 9 maggio, il giorno in cui si inaugurerà l'edizione 2024 della Civil Week. La Costituzione siamo noi fino al 12 maggio. Grazie e buona Civil Week a tutti!